Ciao a tutti amici, oggi prima di andare a prendere Natalie ho deciso di fare un giretto un po' più lungo perché in effetti non vi avevo mai fatto vedere, cioè non mi era mai capitato per lo scorrere della quotidianità di fare un video in cui si veda un po' il mare, quindi sto camminando verso il mare. Ora, non so se riusciamo a parlare perché mi vergogno di fare vedere in giro, sto parlando e intanto vi volevo fare una piccola premessa, cioè il fatto che insomma sto dando ragione in questo video a chi mi segue e mi dice che non devo più parlare di chi mi fa commenti negativi o cose simili. È vero, basta, chiunque abbia anche solo un semplice account Facebook a qualcuno che lo odia, a nessuno interessa sapere chi è che mi manda messaggi sgradevoli a me, me la devo sbrigare da sola e in più oltretutto dargli corda a queste cose è pure una motivazione in più per queste persone per farlo, perché appunto gli devo ricordare, quindi da oggi ignorerò in modo totale, non parlerò mai più di queste cose, punto, premessa. Secondo racconto che vi faccio è come scorre la vita qui sull'isola e quello che capita a me, nel senso che ho finalmente avuto la notizia di poter fare questo rogito che, come alcuni di voi se mi seguite da un po' sanno, era quello che aspettavo da tantissimo. L'ho aspettato per un po' a Roma perché volevo partire, volevo partire avendolo già fatto, ma come immaginavo, quando poi ti muovi tu le cose si muovono e a 10 giorni dal mio arrivo qui mi è arrivata la mail che finalmente è tutto quello che si può fare, quindi a breve dovrò fare, guardate che bello, sono arrivata al mare, dovrò fare questa andata e ritorno verso l'Italia, che è un momento in cui ovviamente me la sarei totalmente risparmiata perché il Covid è di nuovo aggressivo al massimo, qui invece un po' siamo sull'isola felice rispetto a questa cosa, perché comunque in effetti ci sono oggi 39 casi che praticamente a quanto ho capito sono tutti asintomatici e quindi insomma c'è la tranquillità più totale, invece mi devo immergere con Natalie tra scale e cose varie in uno scenario che è un po' più pesante e non era proprio il momento, ma questa cosa va fatta. Insomma, sono pure contenta in realtà di aver avuto questa notizia e vi racconterò pure questo trasbordo, chiamiamolo così, per cui questa andata e ritorno, come sta messa la situazione, gli aggiornamenti ci dicono che insomma esercito per le strade, grandi problematiche, io qua anche la polemica, le uniche polemiche che ho sentito in questi giorni sono proprio su questo argomento, cioè fuori da scuola delle mamme, in particolare italiane, che sono molto arrabbiate del fatto che qui facciano usare anche all'interno della classe le mascherine, anche nel momento di educazione fisica. Io per ora non prendo posizione su questa cosa perché a parte siamo l'ultima arrivata e non voglio fare polemica, ma poi soprattutto per fortuna mia Natalie non ha manifestato per ora nessun tipo di disagio nell'uso di questo presidio, per cui finché serve veramente c'è una macchina dietro di me, che serve abbassare i numeri, ma serve anche di conseguenza la pandemia, perché qua le cose non si riprendono con i numeri a zero, che piaccia o no a tante persone, quando riparte il turismo non riparte tutto di tutto il turismo, per cui insomma vi farò sapere appunto com'è in questo momento muoversi su e giù da me. Altra ultima cosa che ci tengo, sono contenta di dirla adesso che sono arrivata ad avere il mare dietro di me, è che come qualcuno di voi sa finalmente sono riuscita, poi lo devo solamente modificare, migliorare perché sono ancora una frana, ma sono riuscita ad aprire questo mio blog su WordPress, quindi è valesciami.wordpress.com e praticamente perché c'è già un canale YouTube, non devi fare un blog, prima vabbè devo scrivere, quindi qualunque cosa ne venga fuori per me è catartico e piacevole, e secondo in realtà c'è un modo di parlare e quindi di conseguenza anche cose che uno dice fantastica e ci sono pure persone stesse. Questo parlo di cose spesso molto più intime, personali, avvicino il telefono perché credo che col vento non si senta nulla, parlo di cose che fanno parte della mia vita e su cui mi posso dilungare di più nell'approfondire, nel dibattere, ho parlato anche tanto di mie cose passate delle quali in qualche video ho accennato, quindi sappiate che più
perché mai la forma scritta, e quindi i blog sono per me una cosa nuova ma bellissima, ci tengo tanto, e sarebbe un supporto nella sua forma più sublime il vostro sostegno a questa cosa. Ora vi ci sono, guardate che bello che è oggi il mare, ho saputo di tante persone, le saluto, soprattutto Elisa, ma tante altre persone che mi dicono che si stanno per trasferire qui anche loro, e se ci vediamo quando saranno qui. Certo che sì, non vedo l'ora, ragazzi, si sta veramente bene, cioè è retorico, è pleonastico, ma è bellissimo vivere qua, mia figlia è veramente felice, mi dice quando gli chiedo se le manca Roma, perché io lo faccio, sbaglio, e mi dice no, ma poi tanto le andiamo a trovare, nonna, papà, però per vivere voglio stare qua, ora sono così proprio qua, guardate, meraviglia, veramente meraviglia, meraviglia. Amo questo posto, io mi sento proprio che appartengo a questa isola, non ho sbagliato, sono veramente felice di essere qua. Questo è il mare davanti a scuola di Nathalie, sono arrivata, la sono andata a prendere, ancora è presto, come vedete c'è qualche sparuto genitore laggiù, si vede? Boh, che aspetta i figli che escano da scuola. E questo ultimo pezzetto dico due parole alle varie persone che mi contattano a volte chiedendomi cose, consigli, anche dicendomi dai, beata te, è una cosa che sto per fare, ho bisogno di fare. E vabbè, io ovviamente uguale a voi fino a pochissimo tempo fa e da 4 anni, come sapete chi mi segue dall'inizio, l'ho sognata a lungo, ci si sono messi un sacco di imprevisti della vita, per cui appunto ho da farlo quasi subito, sono passati 4-5 anni. Però come tante cose che uno se si ostina, a volte si tratta di un percorso di studio, a volte si tratta di un percorso su se stessi, di qualunque altro tipo, se uno lo desidera veramente, in realtà credo che soprattutto quando poi si concretizza appunto ci vuole un sacco di coraggio, buttarsi a un certo punto occorre farlo. E le persone che mi parlano della difficoltà del distacco sono quelle che capisco più di tutte, perché se ci sono problemi proprio pratici, economici, bisogna sistemare quelle cose, ovvio, inutile, ça va sans dire. Però invece chi parla di distacchi e separazioni è una cosa che io patisco tanto, ogni tanto la giro la telecamera perché vorrei ingrandire, ma non si può in questa modalità qui. C'è un mare blu bellissimo e si vede davanti l'isola di Lobos. E niente, dicevo che anche io ci ho avuto uno o due giorni, ma in particolare uno nei primi giorni che ero qui, di grandissima nostalgia. Dici come subito, ognuno è fatto a modo suo, c'è chi viene dopo un po', chi. Che ho avuto quasi paura di non reggere questa cosa, e che Nathalie invece se la stia vivendo così bene, che poi se non reggo io è una tragedia. E invece mi sono resa conto che se uno si appella alle ragioni profonde per cui ha fatto questa scelta, e tutto quello che si è lasciato indietro continua ad averlo nel cuore e a tenere tutti i ponti possibili che possono essere tenuti sia telematicamente sia tornando a fare cose, in realtà la distanza è veramente interna, interiore, cioè a volte forse mi sento ad alcune persone che sto sentendo da qua giù di come mi poteva capitare che fosse a Roma. Quindi insomma, questa storia della distanza, soprattutto in questo millennio nuovo, è risolvibile in tanti modi e diventa una questione davvero di vissuto interiore, per cui arrivati qua ci saranno cose che amerete così tanto, perché questo posto, se lo ami, ti accoglie davvero con i suoi ritmi, ti avvolge con una calma che io me lo sono lasciata davvero alle spalle, lo stress, cioè non lo sto avvertendo più, le mie giornate scorrono bene e riesco a fare pure le cose buone. Quindi insomma, l'incoraggiamento è tutto, un abbraccio fortissimo. Dai! Okay.